spero che... Ascom Confcommercio di Torino e provincia rappresenta il mondo del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, quindi una rappresentanza molto vasta che ci obbliga a una responsabilità per traghettare le nostre imprese verso un mondo sempre più globalizzato e un mercato sicuramente molto più difficile. Ascom non vuole più essere un fortino che poggia le sue politiche sulle rivendicazioni, ma bensì una bussola per le imprese che si trovano a lavorare, come abbiamo detto, in un mercato certamente molto più difficile, ma anche per intercettare settori nuovi come il turismo, che certamente è stato un settore che ha dato delle grandi soddisfazioni economiche in questi ultimi anni, e l'innovazione, il digitale. Le imprese certamente non possono essere da sole nel percorso così tortuoso di questi anni, e quindi Ascom è stata al loro fianco. Passare da fortino a bussola significa creare per le imprese delle opportunità di business. In questo senso c'è un'organizzazione che è a disposizione degli imprenditori come persone e delle loro attività, sia sul versante della consulenza specialistica sui temi che sono più vicini alle loro esigenze, a cominciare dalla formazione e dalla informazione specifica che serve per affrontare il mercato, sia a livello di servizi qualificati con professionisti a disposizione, direi a fianco delle imprese, per creare loro delle opportunità di business. Abbiamo potuto sperimentare che il servizio più efficace è quello che vede le aziende lavorare insieme e poter creare una progettualità comune che consenta loro anche di sperimentare dei modelli nuovi e di fare esperienza di come affrontare il mercato attraverso le logiche dell'innovazione. Fare rete è la chiave per il successo. Abbiamo visto in associazione è disponibile un servizio che consente agli imprenditori di confrontarsi con colleghi che hanno avuto delle idee innovative, hanno lanciato delle start-up innovative. È nato Ascom Lab a disposizione di tutti gli imprenditori che vogliono approfondire, conoscere e sperimentare. Sul territorio fare rete significa lavorare con le istituzioni e con appunto le strutture operanti nel nostro Piemonte, nella nostra città, nelle zone che rendono vitale questa nostra regione. Questo per noi significa fare squadra nel mettere insieme il turismo, nel mettere insieme l'accoglienza, la ristorazione, il settore del food, quello che è la cultura, il potenziale della cultura e il commercio. In questo chiave vincente per far fronte alle difficoltà ancora esistenti nel mercato, ma guardare con fiducia al futuro. I messaggi che ci vengono sia dalla politica ma sia da tutte le economie è quello che non è più possibile fare da soli. Pochissime imprese possono permettersi di fare da soli e di interpretare i mercati da soli. Lo stare insieme vuol dire anche stare in associazione, stare con i colleghi e naturalmente fare sistema. È estremamente importante per essere più forti. Ascom, molti modi per esserti utile. Ascom, prima chiedi a noi. Ai telespettatori voglio ricordare che la CNA nasce nel 1946. In questi anni la nostra associazione ha contribuito alla crescita e allo sviluppo delle imprese dell'artigianato. Negli anni 90 ci siamo posti un secondo obiettivo, quello di rappresentare nell'area torinese le micro e piccole imprese dei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria e del turismo. Una volontà di rappresentare
questa realtà del mondo dei piccoli a fronte di una difficoltà che purtroppo continuiamo ancora oggi a riscontrare nel torinese. Una realtà fortemente contraddistinta nelle scelte istituzionali da una politica orientata alla grande e media impresa. Vogliamo ricordare che nel torinese esistono oltre 47.000 aziende, piccole e micro, e queste aziende riescono a creare oltre il 54% dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Di questo se ne dovrebbero ricordare con più continuità le istituzioni e sull'altro versante anche il sindacato dei lavoratori. Noi continueremo nei prossimi anni questa nostra azione proprio per garantire al massimo rappresentanza a questo mondo. Ed è proprio in questo contesto che nel 2016, raggiungendo i 70 anni di costituzione della nostra associazione, in questo periodo, in questo momento, in questo passaggio dagli anni 2000 ad oggi, con tutte le difficoltà che ben conosciamo, CNA affronta e approccia il mondo della rappresentanza dei propri associati e comunque del nostro mondo, che è prevalente, come detto, delle micro e piccole imprese, con un nuovo approccio che ci spinge a sviluppare e sostenere lo sviluppo del nuovo artigianato con le nuove forme e formule per sviluppare la nostra attività. Pensiamo ai nuovi makers, pensiamo alle nuove tecnologie, pensiamo all'e-commerce, pensiamo all'internazionalizzazione, tutti ambiti e settori nelle quali la nostra associazione è sensibile, cerca di apportare il contributo e agevolare la crescita del nostro mondo associativo. Noi siamo certi che il nostro è un mondo al quale non si può fare a meno. Non possiamo rinunciare a questa grande forza. Il 95% delle imprese nel nostro paese è con meno di 15 addetti. Quindi è impensabile, no, fare a meno di questa grande potenzialità. Ma questa potenzialità va seguita, ne va presa considerazione. Devono essere fatte scelte anche politiche per sostenerla e per poterla sviluppare. Noi crediamo molto che ciò che viene definito il limite del nostro mondo e quindi le sue dimensioni possa in verità avere spunti per essere sollecitata all'integrazione, per far sì che l'eccellenza che ognuna delle nostre imprese rappresenta possa essere messa a fattor comune e in condivisione al fine di creare una rete tale per cui la competitività anche a livello internazionale e sul nostro territorio possa essere ben rappresentata. In questo senso CNA ha intrapreso numerosissime iniziative con dei marchi propri. Pensiamo ad I Love It, che è un marchio, un brand di CNA che va ad identificare e accogliere le eccellenze che alcuni settori del nostro mondo, pensiamo al fashion, al food, all'home, rappresenta e che quindi vuole promuovere, divulgare e diffondere. Pensiamo al pool che CNA ha inserito nel proprio programma per l'internazionalizzazione con la collaborazione di competenze e professionalità per l'accompagnamento al mercato internazionale della nostra manifattura. Questo e tanto altro è il nostro intento per salvaguardare e portare avanti questo mondo eccellente. Al nostro primo torneo di flag football interscolastico, un'attività curriculare svolta dai nostri istruttori in 3 mesi su 52 classi in 12 o 13 scuole torinesi, coinvolgendo circa 1200 ragazzi. Noi riteniamo che il football, passando dal flag per arrivare fino al tackle, sia lo strumento migliore per permettergli di crescere in un ambiente sano. È bello anche dirlo che questa mattina, al momento in cui i cancelli si sono aperti, ho respirato la stessa tensione, la stessa emozione di quando ero negli spogliatoi con la mia squadra, pronti per affrontare una partita. Questa è la partita della nostra vita. 1, 2, 3 vittorie, il quarterback e il running back, oppure il quarterback e 4 vittorie. Quali sono 4 vittorie? Dobbiamo coprirli tutti. Allora.
Devo dire che la manifestazione organizzata dai Tauri Torino è un successo, perché hanno lavorato duro durante gli ultimi mesi in una dozzina di complessi scolastici, portando un centinaio di bambini a fare quello che è il primo torneo ufficiale di flag football a Torino, e anche in funzione di un programma olimpico, in quanto la Federazione Internazionale di American Football è stata da poco riconosciuta anche dal CIO. E sarà auspicabile nell'arco di un paio d'anni riuscire ad avere, due, tre anni, riuscire ad avere il flag football anche alle Olimpiadi. Fare qual oppure è? Facciamo tutti così. Devono fare le proprie tracce in modo tale che loro non capiscano oppure cosa dovete fare e a chi... Tutto questo percorso volge poi, insomma, nel coinvolgere tutte queste persone, quindi sia docenti che bambini, in uno sport nuovo, quello che è il flag football. Coinvolge sia ragazzi che ragazze, quindi può essere praticato da ambedue i sessi, poi ha la possibilità di essere praticato praticamente ovunque, sia nelle palestre che sui campi come vediamo qui oggi, e non prevede il contatto. Simo, tira! Proviamo. Sì, lo so, gliel'ho già detto. Facciamo la stessa cosa, same play, però stavolta tu gliela lasci veramente, lo fai veramente correre. Volevo cogliere l'occasione di ringraziare la società Tauri Torino per questa opportunità meravigliosa offerta ai nostri ragazzi, presentando questa nuova, chiamiamola nuova, attività in Torino. Questo fa sì che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di svolgere il tirocinio conoscendo un nuovo sport, e addirittura proporre delle tesi di ricerca, vedere e analizzare quello che è possibile, quello che è lo sviluppo possibile di questo sport anche in ambito universitario. Per me è stata un'esperienza molto positiva, ho scoperto uno sport che prima ne avevo solo sentito parlare, quindi credo che sia stato molto divertente e istruttivo. Secondo me è uno sport che, a differenza della pallavolo, del basket, dove ci può essere più un'individualità, per esempio porta unione di squadra e quindi l'individualità a sciogliersi un po'. Sì, penso che la scuola sia molto importante fino dai primi anni di cui si può insegnare, e con persone come lo staff avuto oggi sicuramente sarà uno sport che crescerà molto. Beh sì, appunto, deve iniziare a svilupparsi un po' di più nelle scuole per permettere a creare un rapporto di squadra anche tra i compagni. Questo è il terzo pomeriggio che conclude un progetto che noi abbiamo fatto con la società Tauri. L'anno scorso noi avevamo dei problemi con le classi prime, facevano il confronto, non sapevano gestire la vittoria, la sconfitta, non collaboravano. Diciamo che ieri la loro insegnante di lettere mi ha detto: bene, non amavo l'educazione fisica, da quando ho visto i risultati con la mia seconda mi sono ricreduta, mi piace l'educazione fisica, mi piace questo progetto che avete fatto perché ho visto i risultati. È bello vedere i ragazzi giocare, vedere come per il secondo anno abbiamo potuto fare un bel progetto, vedere soddisfatti gli insegnanti di questa collaborazione con i Tauri. Speriamo di continuare anche nei prossimi anni a promuovere questo sport che sta dando i suoi frutti anche nella coesione delle classi, nel divertimento. Allora, all'anno prossimo, arrivederci. Ogni giorno, 365 giorni all'anno, sto dalla parte di chi non ha voce. Come i precari della scuola, che difendo perché la loro è una missione difficile e il loro è un coraggio speciale. Come le vittime dei mutui usurari, che sostengo perché conoscono il peso dell'ingiustizia e il valore della libertà. O come i medici specializzandi, cui restituisco un giusto compenso perché ogni istante speso in corsia lo merita. Mi curo dei viaggiatori, degli utenti, dei pensionati, dei consumatori, dei cittadini. Per assicurarmi che agiscano nell'interesse di tutti noi, controllo l'operato del governo e il buon funzionamento delle istituzioni. Per garantire la tutela della salute e della sicurezza, monitoro la qualità dei prodotti e dei servizi disponibili. Come sempre, lo faccio in piena autonomia, senza fini di lucro, né simpatie, né connivenze. Sono il Codacons. E ogni giorno, da 40 anni, sto dalla tua parte. Mm.
macchiano!